Sì, questa è un'iniziativa che è nata 2 anni fa, con una collaborazione tra la Federazione dei Taglianti di Alimentazione di Confcommercio e la FIDA, la Federazione Atletica Leggera, per portare questo messaggio di sport e sana alimentazione nelle piazze e nelle città italiane. L'anno scorso abbiamo fatto 16 tappe e 3 eventi, quest'anno chiudiamo qui ad Agrigento con 8 tappe, sono state fatte 8 tappe e chiudiamo qui ad Agrigento in questa bellissima città. Oggi la sfida delle città complessivamente deve essere quella di vivere l'esigenza della sostenibilità ambientale, del piacere di vivere, soprattutto avvicinarci al sano mangiare, al sano alimentarsi e ancora di più a muoversi, allo sport. Viviamo molto spesso di sedentarietà, avvolti come siamo dall'esigenza del quotidiano, e invece dovremmo quantomeno rompere queste abitudini quotidiane con forza, a volte facendo violenza su noi stessi, perché l'esigenza di salute è un'esigenza che riguarda tutti. Sì, purtroppo erano a 2 giorni, ieri a causa dell'allerta meteo abbiamo dovuto annullare la giornata di ieri, ma oggi siamo qui in Piazza Curro con questo bellissimo sole che proviamo a far comprendere alla popolazione quello che è lo sport e il mangiare sano. Infatti qui ci sono i prodotti della nostra terra, i prodotti delle nostre aziende che sono qui ad esporre il loro prodotto e naturalmente farlo assaggiare. Poi ci saranno gli amici della FIDA, la Federazione Italiana dell'Atletica Leggera, che praticamente faranno giocare i bambini, c'è un campo di pallacanestro già attrezzato, quindi una giornata di sport e sano divertimento. Il pane buono intanto deve essere fatto, cioè perlomeno il cliente lo compra, perché se è buono lo deve degustare sia all'istante che dopo qualche giorno. Più giorni passano, se il pane è buono resta buono per 2 o 3 giorni. In effetti bisogna sfatare quel discorso di dire che il pane deve essere caldo all'istante, e che non dico che non sia buono il pane consumato caldo all'istante, perché noi abbiamo la nostra dietista qua che può dare dei consigli per dire per quale motivo non consumarlo sempre quando è caldo il pane, ma bisogna utilizzarlo ogni tanto. Sì, caldo fa piacere, però bisognerebbe ogni tanto usarlo, cioè usare più spesso quando il pane si raffredda, quando passano un po' di ore, quando passa qualche mezza giornata, per poter pure degustare quella che è il prodotto sottofondo, perché se tu lo mangi caldo gusti soltanto il prodotto che è perché è caldo, perché ti dà quella sensazione di caldo, ma non gusti il sottofondo di quello che è il pane. Oggi penso che sia un momento importante, perché la presenza dei prodotti locali della Sicilia penso sia un momento importante, perché ci permette di scegliere con qualità, quindi di guardare ad un prodotto che sia sano e buono per noi. Questo è quello che prescrive poi nei fatti la dieta mediterranea, dei prodotti locali, una convivialità e soprattutto attività sportiva. L'attività fisica da sempre ci accompagna ed è fondamentale per eliminare le tossine, per vivere meglio e per tenere il nostro corpo giovane.